Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Strade Italia, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato ai prototipi della Regia Aeronautica. Quest'oggi parleremo dell'equivalente italiano allo Junkers Ju-87 Stuka. Stiamo parlando di un progetto molto interessante che, diciamo, è stato sviluppato secondo una precisa direttiva della Regia Aeronautica, che è stata, diciamo, diramata nel 1939. Infatti, la Regia Aeronautica era alla ricerca di un interessante modello che poteva essere utilizzato come tuffatore. La prima domanda che vi state sicuramente ponendo è il perché è l'equivalente dello Stuka. C'è da premettere che una nostra missione nel luglio del 39 si reca in Germania a visitare alcune industrie aeronautiche, quali la Henkel e la Junkers. A Dessau è attentamente esaminato, come abbiamo già detto, lo Stuka, e dallo stesso velivolo vengono, diciamo, ottenuti una completa documentazione tecnica. Il 28 agosto 1939 lo Stato Maggiore della Regia Aeronautica bandisce un concorso per un bombardiere a tuffo, monomotore, monoplano e monoposto. Adesso si dedica con particolare impegno alla ditta Breda, attraverso un gruppo di lavoro costituito dall'ingegner Vittorio Calderini per la progettazione strutturale e dall'ingegner Mario Pittoni per l'impostazione e le verifiche aerodinamiche. Pur essendo bene a conoscenza del velivolo tedesco, i tecnici della Breda ne conservano solo l'impostazione generale, abbinando alla caratteristica soluzione dell'ala gabbiano elementi del tutto nuovi, quali il carico di caduta portato all'interno di una gondola ventrale, il calero retrattile, la configurazione monoposto. L'ala gabbiano è peraltro l'unica a garantire una perfetta stabilità nel tuffo, impedendo quegli assetti derapati che determinano collimazioni non reali dell'obiettivo. Il calero retrattile è un'innovazione coraggiosa, in quanto nello Stuka le ingombranti carenature hanno una precisa funzione stabilizzatrice, che nel VA 201 rimane esclusivamente affidata all'ala. Quest'ultima è una struttura a cassone, con profili in H molto avanzati, completata da freni di picchiata che si aprono a forcola sopra e sotto al bordo d'uscita alare. Un primo studio prevede l'abitacolo in posizione alquanto arretrata, ma poi esso è avanzato per migliorare la visibilità del pilota e soprattutto per portare il baricentro del velivolo dal 27 al 21% della corda media alare. Il baricentro spostato verso il muso migliora infatti le caratteristiche di tuffo. In quanto all'unità motrice, sono prese in esame quattro soluzioni, con i propulsori sottofraschini L121RC40 da 960 cavalli, oppure un Daimler-Benz DB601 da 1175 cavalli, o un isottafraschini Z da 1125 cavalli. Mentre l'ultima soluzione è stata quella di un Fiat A38RC1545 da 1200 cavalli. Alla fine la scelta definitiva ricadde proprio sul DB601, prodotto su licenza negli stabilimenti Alfa Romeo. Per quanto riguarda l'armamento offensivo, era costituito da due mitragliatrici Breda Safat calibro 12,7 e da circa 500 kg di carico di caduta. Ne vennero realizzati solamente due esemplari. Il primo fu portato in volo per la prima volta il 3 luglio 1941 e andò distrutto durante le prove di collaudo. Il secondo, che volò il 28 marzo 1942, completò il programma di voli di collaudo nel giugno dello stesso anno, ma, pur avendo favorevolmente impressionato per le sue caratteristiche, il programma di sviluppo venne abbandonato e l'aereo rimase definitivamente a terra, poiché i pochi motori di B601 di produzione nazionale dovevano essere destinati alla produzione di caccia, come, diciamo, il G55 o il C202. Alla fine del conflitto se ne persero definitivamente le tracce. E per questo video è tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale altro velivolo vorreste che io vi portassi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!